esito alla fine del dibattito parlamentare dal Presidente della Repubblica per comunicargli ufficialmente l'interruzione di questa esperienza di governo e rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio. Fine dei giochi, Conte e Salvini nell'ultimo atto, seduti fianco a fianco in un clima da corrida. Al Senato si consuma la rottura con la conclusione del governo giallo-verde, la salita di Conte al Colle. Il Presidente del Consiglio, come promesso, va all'attacco del suo vice che l'8 agosto ha innescato la crisi di governo. Subito dopo prende la parola il ministro dell'Interno Salvini, costretto tuttavia a parlare dei banchi della Lega, ed è una difesa della sua scelta di staccare la spina e ribatte alle accuse di Conte di essere inaffidabile e un pericolo per la democrazia. Pronto a sacrificarmi? Pronto? Non c'è problema. Il mio paese e il futuro degli italiani vale più di 1000 poltrone. Non ho paura a mollare le nostre poltrone. Non hanno paura le donne e gli uomini della Lega. Ma Salvini, nonostante tutto, apre ancora ad un accordo con i 5 Stelle. Chiamato in causa più volte Matteo Renzi a nome del Partito Democratico, ribadisce la necessità di un governo in grado di prendere decisioni, a cominciare dalla manovra. Che ove questo avvenisse, di questo governo io non farò parte. In modo orgoglioso. Alla fine del dibattito il premier Conte andrà da Mattarella per rassegnare le dimissioni. La partita si sposta al Quirinale.